qua è Rossano. Rossano che parte da dove? Dove stai andando, Rossano? Dove stai andando? Sto andando a Casa Maggiore. E come mai sei sbucato qua? Sono sbucato qua così per caso. Ma è vero, fare un giro, tornerò sicuramente. Qua è troppo... di massa, con la moto. È troppo bello. E quanti chilometri hai fatto? Visto che bello, guarda, 218. 218, adesso devi azzerare. Devi fare benzina prima di partire. No, voglio zero, fai così, guardo come ne faccio in totale. Vabbè, ma fai il conto, te lo tieni in mente, 218, poi dopo... Perché così guardi quanto ne hai fatto nel Lagastrello e quanto ne farai dal Brattello. Quando stai in riserva. Fa subito benzina. Hai sentito che si è spento? Adesso faccio scendere la benzina e poi... Vai piano, nelle curve, ti sei bagnato? Sempre prudenza. Mettici anche mezz'ora in più, non te ne fregare. Certo. Beh, allora come si chiama quello là, militare? Bondielli. Bondielli, di nome? Certo. Andiamo un po'. Ecco Bastion, è tutto muscoli. Non ho salutato qua, ma... Te la saluto io. Sei sicuro che non vuoi qualcosa da mangiare? No, sono a posto. Allora, che passo fai allora, Faccio il passo del Brattello a Pontremoli. Gira a sinistra. Giro a sinistra. È sentito la polizia che una volta lì mi ha fermato. È vero? Ti è piantato anche la musica. No, ma guardate i copertoni però. Sì, se me lo guarda a me è un po' liscio. No, il tuo copertone non è... Non è male. Ho vinto il copertone. Sono ancora 1000 chilometri. Beh, ascolta, adesso ti consiglio di non andare sull'Aurelia. Adesso fino a Sarzana vai tutto sul lungomare. Se vai sull'Aurelia c'è pieno di semafori, code... Fino a Marinella sul lungomare. Fino a Carrara, sì, a Sarzana. Sarzana, sì. Capito? Ciao. Ciao, ci vediamo. Torno ancora, Sì, sì. Telefono prima. Ok. Ciao. Oh, Rossano! Ciao! Ci sta Daniele sbagliato qua dentro, va? Sì, lo hai prestato! Daniele, a cos'è che sono stato là anche a me? Il giornale? Il giornale che ha detto... Mettitelo davanti, sotto. Quando sei sulla cisa che fredda? Sì, il giornale. E qua Rossano si sta facendo il passo della cisa con il nuovo pistone, prima volta. Vai. E per la seconda volta lo filmiamo. Filmiamo la partenza. Il pistone. Come con la qua? Candela avvitata dentro. Non lo porti a casa? Lascialo qua. Lo faccio vedere il pistone. Mettiti il giornale sotto. Qui, a questa altezza. Questa? Sì. Allora. Così va bene? Motore con il pistone nuovo. Ta-da. E livello del brodo. Zero. Prova a drizzare. Sempre vuoto. Mio papà non mi si vede. Mi grida quello lì. Livellino. Mio papà mi sgrida perché dice che ci metto dentro sempre 5.000 lire alla volta. Dice, fa il pieno, no? Il distributore fa il pieno. Lavoro. Cremona. Ma cos'è che è successo? È successo che domenica scorsa, intanto che... Sì, in una settimana abbiamo risolto tutto il problema. No, in un giorno così. Lunedì era pronto. Sì. Cosa ti è successo? Dai, dimmelo, spiegamelo. Stavo andando a Casa Maggiore. Stavo andando a Casa Maggiore, a Migliarino, mi si è fermato come se rimanessi in riserva. Ho provato a fare scendere la pedivella e... Dopo. Zero compressione.
così, mi hai telefonato. Qui ci vorrebbe la comodità della, pavimento elettrico. Infatti io l'altro giorno cercavo il pulsante e qui è partito il primo colpo. Però ora va bene. Allora ti siamo venuti a prendere con la macchina, abbiamo caricato il motore su, portato a casa, comprato il pistone in giornata. Lunedì era già pronto. Un paio di giorni, rotture e... Guarda il mio com'è. Quando prima o poi lo dovrai comprare. Sicuramente, però se gli dici che devi mettere subito il ricoperto. Sì, non so se a Casa Maggiore lo vendono. Qua c'è la massa quello lì. Casa Maggiore non penso che ci sia. Però bisogna andare da questo, farglielo vedere, ordinarlo. E poi dopo, boh. Dopo quando è caldo non lo fa più. No clacson. Fa sentire, può suonare? Va benissimo, va. Mosca, suona forte adesso che il motore è acceso. La potenza. Sì. Cos'hai in mano? È assurdo una cosa del genere, mai vista prima. Guarda, il pistone, il buco del pistone è talmente grosso che ci va dentro buttata la candela. Guarda il buco. E che dici? Fallo vedere a qualche meccanico e gli dici cos'era. Adesso appena vado a casa, sono capace di darmi la colpa a me. Perché? Non penso di aver trascurato nessun particolare per aver fatto. No, neanche io, penso. Vedi che si avvita. Metto dentro qua. Ecco il che ci sta. Lo zaino compresso. Sì.